Francesco Rea, Agenzia Spaziale Italiana, Luca Raffaelli, carissimo amico e grande presentatore e relatore. Leo Ortolani! Allora, buongiorno a tutti, comincio con una comunicazione di servizio che deve essere particolarmente elegante. Noi siamo qui per questo volume, lo sapete, Blu Tramonto, bellissimo, si vede perché la copertina è lucidissima, forse... È tutto così. Sì. Vogliamo cominciare da Francesco che ci racconta... Che cosa fa nell'ente spaziale? Grazie. Ma in realtà io sono laureato in lettere, quindi diciamo con lo spazio e la scienza ci sono arrivato con calma e non mi occupo di cose particolari tipo lanciare razzi, mi occupo di comunicazione, però come dicevo prima a Luca mi sono sempre piaciuti i fumetti e secondo un concetto che recentemente una persona mi ha definito la laicizzazione dello spazio, cioè la possibilità di parlare di cose relativamente avulse, cosa che non è ormai già dal 2000, cioè differenti da noi, si devono usare linguaggi che sono differenti per poter, come dire, allargare anche la platea di coloro che possono essere interessati. Tra questi, ad esempio, i fumetti. E sì. Quindi qualche anno fa... ho avuto la fortuna di incontrare Leo Ortolani, scoprendo che lui è un nerd perché è laureato in geologia. E... Alla redazione di Cioè? Alla redazione di Cioè, che questo è un po' imbarazzante, i più adulti possono capire cos'è Cioè, credo che non si faccia più quella rivista. Sì, no, ma le domande sono le stesse, manca una rivista sì. Per pubblicarle. Comunque, per farla breve... Abbiamo proposto a Leo se aveva interesse a scrivere sue opere, assolutamente in piena autonomia, che però avessero come ambientazione lo spazio. Lo abbiamo trovato non solo interessato ma anche molto attento, per cui tutte le sue opere, lo posso dire, sono scientificamente corrette e abbiamo deciso... nel corso del tempo di fare una trilogia. La prima ambientazione è stata la Stazione Spaziale Internazionale, la seconda è stata la Luna, che sarà il prossimo passaggio di residenza umana, e la terza è appunto il pianeta Marte. Quando citavo il 2000 e chiudo, in realtà con la Stazione Spaziale Internazionale dal 2000, dove quando è diciamo abitata permanentemente, il confine dell'essere umano è a 400 km d'altezza sulla Terra. Con la Luna arriverà a 386.000 km dalla Terra. Quando saremo su Marte saremo definitivamente un genere interplanetario. Forse qua non ci sarà più nessuno, perché intanto se siamo magnati col clima, però potrebbe essere una cosa interessante. Quindi in questo racconto devo dire che soprattutto sulla parte di Marte Leo ci ha messo tutto se stesso. Grazie Francesco, io ti chiedo di intervenire perché adesso farò delle domande a Leo e tu intervieni anche perché... Se sbaglio. Da quello che ho capito di Marte ormai lui ne sa più di chiunque altro. Anche più di me, ma in realtà... Se qualcuno capita, prendete il libro C'è Spazio, se non l'avete ancora comprato, perché io alcune cose che lui ha scritto sul libro C'è Spazio l'ho imparate leggendo il libro suo, non le sapevo. Sì, sì, ma anche gli astronauti quando sì. Partono leggono erano, i libri. Erano inventate, Francesco. No, ma dico davvero, questo è un libro innanzitutto che non può essere letto nei vagoni dove c'è scritto Zona Silenzio, perché si ride proprio rumorosamente. È davvero un libro come quelli di Leo, insomma, dove la risata proprio arriva a ritmo incessante. Ma, al contrario di altri libri di Leo, questa è veramente un libro educativo, come dire, educazionale. Non so, questo è pieno di informazioni...
anche un po' pazzesche, nel senso che uno non si immagina certe cose che nel libro vengono raccontate con dovizia scientifica, seppur all'interno di situazioni divertentissime e non solo divertentissime, come fa sempre Leo. All'interno di questa narrazione davvero comica, divertentissima, c'è anche un po' di malinconia, di solitudine, c'è anche il retro pensiero di Leo, insomma, anche perché il protagonista si ritrova ad essere da solo su Marte, pianeta disabitato, insomma, in cui vive solamente il protagonista, che vivrà delle situazioni alla Solaris. Sì, non l'ho ancora visto, sappilo che non. Vabbè, no, l'ho promesso cui, da anni fa. In cui ci sono, insomma, delle persone, delle immaginazioni che gli fanno compagnia. E allora, Leo, la prima cosa è proprio questa, il bagaglio di informazioni. Era qualcosa che tu ti sei, come dire, preparato prima, ho immaginato cominciando a leggere. Ha fatto un elenco di 1700 informazioni che piano piano dovevano essere inserite all'interno del volume, poi ha cominciato a pensare quale poteva essere la narrazione e piano piano spuntavi le informazioni che riuscivi a mettere. Sì, ma in questo caso ho fatto un lavoro magari inferiore rispetto ai primi due volumi, rispetto a C'è spazio per tutti sicuramente, perché quello era veramente un esame di avventura aerospaziale incredibile, cioè dal 47 fino alla stazione spaziale c'è stato tantissime di quelle cose, di quei mezzi, di quegli uomini, di quelle scoperte scientifiche che veramente a metterle insieme tutte era stata veramente un'opera grandissima. Con la Luna avevo già fatto appena meno, perché comunque sia ci si concentrava un po' sulla Luna e quindi, pur avendo comunque tantissimo anche da raccontare lì, avevo preferito più l'aneddotica, come ad esempio, non so, il discorso di Nixon che avrebbe dovuto fare nel caso la missione dell'Apollo non fosse andata a buon fine e fossero morti gli astronauti, cosa che si è venuta a sapere molti anni dopo, insomma, che c'era questo simpaticissimo perché gli americani sono pronti a tutto, insomma, non è che si lasciano spaventare così. E invece nel caso di Marte, la parte scientifica, la parte esplorativa, lo sappiamo, per quanto sia stata condotta veramente dagli anni 50, se non ricordo male, fino ai giorni nostri, ha prodotto dei dati che però sono comunque contenuti, cioè una volta che tu hai mappato tutto il pianeta, una volta che hai trovato che c'è l'acqua, una volta che hai trovato che è sotto forma di ghiaccio, poi c'è ghiaccio, anidride carbonica sotto forma di ghiaccio ai poli, che l'erosione, geologicamente parlando, insomma, dimostra che c'era vita, c'era l'acqua, c'erano oceani, c'erano fiumi, e si vede, cioè, anche dalle immagini dei rover che vanno in giro per la superficie, vedi delle strutture che magari a chi non ha fatto certi studi magari non dicono niente, però ad esempio a un geologo, un geomorfologo come me, vedi subito che lì c'era l'acqua, cioè c'è poco da fare. Se la sono bevuta tutta, e quindi no, è un problema di Marte, adesso speriamo che non diventi un problema della Terra, però diciamo che ci sono delle situazioni come il fatto di una mancanza di un campo magnetico sufficiente a trattenere e a respingere i raggi cosmici, quindi anche a trattenere. Marte praticamente ha una dimensione inferiore alla Terra, credo circa la metà della Terra, per cui anche la gravità non è riuscita anche da quel punto di vista lì a trattenere l'atmosfera attaccata al pianeta. Per cui insomma tutta una serie di condizioni scientifiche che vengono prese e messe nel libro. Ma la cosa divertente è che questa volta, divertente, no, mi è dispiaciuto un po', però sono stato per una volta così libero di non affiancare il personaggio a un astronauta, che sono comunque state due esperienze meravigliose, soprattutto con Paolo Nespoli, amici in 5 minuti, perché veramente è una persona straordinaria. Luca purtroppo ha avuto la fortuna di vederlo una volta sola, poi con la pandemia non abbiamo potuto poi fare altro, e quello purtroppo mi è dispiaciuto molto. Però anche Luca, per quella volta che l'ho conosciuto, la cosa che ti colpisce di più è che queste persone che fanno delle cose straordinarie sono delle persone di un'umiltà incredibile, cioè si mettono proprio a disposizione del programma,
ma Paolo stesso, insomma, lo diceva, io sono uno che sono una cavia praticamente, vengo mandato su e faccio quello che devo fare, cerco di farlo nella migliore... Sì, cavia, un po' operaio, sì, un po' tutto. Ingegnere, fa un po' tutto. Ma voi sentite bene, perché qui noi abbiamo un audio un po', voi tutto tranquillo. Là in fondo si sente? Perché, no? Quindi dobbiamo alzare un po' la voce? Ma okay. Meglio, perché qui in effetti anche noi abbiamo delle difficoltà, scusa. Va bene, però... no, va bene, alzo un po' di più la voce. Dicevo che al di là del... diciamo così, dell'accompagnare un astronauta come nei precedenti volumi, in questo volume non avevo nessuno da accompagnare, perché in effetti ancora nessuno è andato su Marte, o comunque sia non c'era un astronauta da potergli assegnare un compito da protagonista all'interno del libro. E quindi mi sono sbizzarrito col mio personaggio, che in questo caso acquisirà un nome particolare, quindi ha le fattezze di Ratman, però volta per volta non è neanche più Ratman. Lo era nel primo libro, nel secondo libro è Mr. Mask, Mask inteso come maschera, nel terzo libro è un semplice operaio che è presente sulla superficie del pianeta e va a riparare i rover, i lander, tutte le strumentazioni che abbiamo mandato in questi decenni sul pianeta. E quindi ho messo anche il famoso donne. È arrivato l'arrotino, donne, e c'è anche nel libro, perché lui ovviamente va in giro con questo camioncino e va a riparare i vari rover, Perseverance, Curiosity, tutte quelle che incontra, insomma anche quelli cinesi dispersi, insomma tutte quelle... C'è anche la componente, diciamo, della pubblica amministrazione che non fa, a cui ogni tanto si rivolge. Sì, esatto, poi dopo ci sono ovviamente... c'è un'astronave d'appoggio in orbita intorno a Marte, e siccome sappiamo che i programmi spaziali stanno avendo anche dei benefici da imprenditori privati, l'astronave in orbita è l'ICAO, per cui tu puoi trovare tutto, loro sono dei grandi arredatori dello spazio. Tutto fino a un certo punto. Tutto fino a un certo punto, perché io non so se voi avete mai provato ad andare a cercare dei pezzi di ricambio presso dei negozi di quelli di vecchia maniera, no? Col signore con l'occhiale, con la fino, no? Con la casacca blu, che ti guarda il pezzo, cos'è, un 9? Ah, un 9, non ce l'ho il 9. Vuoi l'8? Ah no, ma l'8 non va mica bene per te. Biagio, puoi sentire se c'è il 9 dietro? Non c'è? Non ce l'ho, però tra 2 mesi forse c'è. Ecco, quindi lui ha a che fare poi con questo tipo di... Anche perché in questo caso, nel mio libro Marte, io ho fatto un po' una sintesi mia personale su questo pianeta. Essendo io geologo, per me Marte è un'enorme roccia, che per un geologo fa anche piacere. Per chi non è geologo, ma insomma, mi sono domandato spesso cosa andiamo a fare su Marte. La risposta è sicuramente ricerca scientifica, sicuramente capire anche la storia del pianeta, come mai è finita in quella maniera lì, e cercare di utilizzare questi dati anche per il nostro, in sostanza. Però ecco, sono sempre stato un po' critico, l'ammetto, nei confronti di Elon Musk, che ci vuole portare 100.000 persone su un pianeta dove il terreno è velenoso, l'atmosfera è irrespirabile e i raggi cosmici ti ammazzano. Ecco. C'è di peggio, eh? Cioè, però si vede la Terra da un buon punto di vista. Da un buon punto di vista, un pallino... piccolo, lontano c'è. E la cosa poi più affascinante sono questi tramonti blu, cioè mentre sulla Terra il tramonto è rosso, lì per rifrazione, diffrazione, tutte queste cose di tipo fisico che vengono riassunte benissimo dal protagonista in una frase molto sua, tu hai un tramonto blu. Allora, questo blu tramonto per me era anche un po' tipo simbolo anche di una certa suadade, di certa tristezza, un po' blues, no? Cioè, ti ritrovi da solo con questo tramonto blu, rifletti un po' anche sulla tua vita per certi versi. Ma al di là di quello, al di là del fatto che il protagonista sia rimasto lì mentre tutti se ne sono andati, perché stringi, fa: ragazzi, questo pianeta è così da miliardi di anni, io ne ho 46, scusate, ma torno sulla Terra, ecco. E lui giustamente commenta che è facile tornare sulla Terra, cioè lui fa un passo successivo, che è un passo di fede, se vogliamo, no? Cioè lui rimane su Marte perché crede che ci possa essere la vita, nonostante tutto dica il contrario. E questo è un gesto, secondo me, grandissimo da parte sua, anche se lo porta ad avere delle difficoltà sue psichiche, perché comunque... a stare da soli sul pianeta per tanti mesi, non incontrare nessuno, lui comincia ad avere delle allucinazioni,
e la sua allucinazione che lo accompagna in questa avventura è Nicolas Cage, che è senza tuta ovviamente, in giacca, insomma, col suo pizzetto, con... l'ho fatto anche perché mi diverto un sacco a disegnarlo, mi viene anche... e in più è Nicolas Cage, insomma, voglio dire, ha un'espressione sola, è più facile, sì, da disegnare. No, o fa il pazzo oppure fa il gigione, insomma, Nicolas Cage è bellissimo. Tra l'altro, chi lo sa, se un giorno questo libro arrivasse a Nicolas Cage, volesse fare il film, io sarei contentissimo, perché non richiederebbe a lui, cioè lui andrebbe in giro per Marte così, vestito con la sua giacca, con gli occhiali da sole, insomma, guardando, ah, che quante rocce che ci sono qua. Vabbè, insomma, quindi ha questa, come spalla, diciamo, ha questa allucinazione. Ovviamente il libro non è tutto qua, perché succede qualche cosa. Allora, voi sapete che ci sono stati tanti film basati su Marte negli anni scorsi, adesso si è un po' fermata la cosa, però c'è stato un anno in cui ne sono usciti praticamente due, Mission to Mars, l'avevamo detto prima, e Pianeta Rosso, basati entrambi su alcune ipotesi scientifiche. La prima, quella del Pianeta Rosso, quella di poter creare dell'ossigeno attraverso degli organismi, delle alghe, e l'altra invece basata sul fatto che l'orbiter che stava mappando la superficie del pianeta aveva inquadrato quella che sembrava un enorme volto marziano, non so se ve lo ricordate, che invece era... Un pezzo di roccia, una montagna che con delle ombre trane sembrava che avesse un profilo. Però aveva colpito talmente tanto la fantasia che Brian De Palma ci ha fatto un film, non so se l'avete visto, quello con T. Robbins e Gary Sinise, insomma tutta una serie di attori, che alla fine scoprono veramente che c'è questo volto, e da cui poi, vabbè, non vi racconto come va a finire, ma non guardatelo, perché tanto è veramente inguardabile, poveretto. L'ho guardato anche ultimamente per avere un attimo di... Però cosa è successo? Che questi film si basano su cose scientifiche, cioè nel senso, a parte la fotografia di un monte che sembra un volto umano, e a parte quella più scientifica, cioè quella del tentativo di pensare come creare un'atmosfera su Marte, quindi cosa che stanno facendo anche ultimamente, c'è stata questa apparecchiatura che ha generato dell'ossigeno, se non ricordo male, ultimamente. Sì, diciamo, creare un'atmosfera solo con un'apparecchiatura che crea ossigeno non è esattamente, ecco, perché come hai detto te, se anche crei un'atmosfera ma poi non c'hai abbastanza gravità, non c'hai un campo magnetico, non c'hai i raggi solari, ti spazzano in continuazione, ce l'hai per un po' e poi arriva via. Esatto. Quindi stanno studiando delle cose un po' più complicate, ci vorrà un po' più di tempo. Esatto, però insomma, comunque sono partite sempre da qualche cosa che in quel momento diciamo colpiva la fantasia. Io, trovandomi a gestire appunto Marte, sono partito da un'altra cosa ancora, che è quella su cui si sta indagando in questi ultimi anni, cioè esistono delle tracce di vita a livello batterico? Cioè, ci sono dei batteri su Marte che generano che cosa? Il gas metano, quindi batteri metanogeni, perché hanno, diciamo così, rilevato tracce di gas metano. Gas che poi dopo scompare, che fluttua a seconda della stagione, insomma, quindi non si capisce bene se sia perché esistono veramente dei batteri all'interno della superficie, al di sotto di una certa... di un certo strato di superficie, perché all'inizio ovviamente è tutta sterilizzata dai raggi cosmici, oppure se è un processo geologico chiamato serpentinizzazione che genera lo stesso del gas metano. Io ho detto, vai, proviamo una di queste due strade, e da questa appunto, vedete come da una cosa scientifica che si sta studiando adesso è nata questa storia. Quindi non voglio andare oltre, perché magari vi lascio il piacere magari di leggerlo, però insomma, se vedete la copertina, ecco, non è che ci sia soltanto la facciona di Ratman e la silhouette di Nicolas Cage, non volevo metterlo subito in copertina per non rovinare, che sennò, cioè, non lo comprava più nessuno, ma c'è un'altra figura, mi sembra abbastanza chiara, per cui qualcosa sicuramente dovrà succedere. Diciamo che quel blu tramonto ha un po' di romantico. Sì, posso, esatto, dire una cosa che dovrebbe far felice, perlomeno penso, i torinesi? Perché dovete sapere che esiste una missione europea che si chiama ExoMars. Una prima parte è stata già lanciata, una seconda parte sarà lanciata con un rover il prossimo settembre, quello del 2022. Questo rover è stato costruito qui a Torino, negli impianti di Alenia Spazio,
come si chiamava un tempo, Thales Alenia Space, e il centro di controllo europeo del rover, cioè il centro di controllo che farà muovere il rover sul suolo marziano, è a Torino, sempre a Corso Marx. Per cui io credo che Torino meriti un applauso. Eh sì. Prima di parlare un po' di questo personaggio, altro personaggio che appare in Blu Tramonto, volevo farti una domanda, e prima di farti una domanda raccontare una cosetta. Insomma, io lavoro da tanto tempo nel settore dei fumetti e sempre più mi sto appassionando allo stato psicologico dell'autore di fumetti, perché l'autore di fumetti, al contrario di quello che del regista che sta in un set con tante altre persone, per ore ed ore sta di fronte al foglio, di fronte alle proprie idee, di fronte al proprio taccuino, con, diciamo, la sensazione di quello che sta raccontando. Allora, per fare un esempio, a parte il fatto che Andrea Pazienza diceva che per disegnare un albero bisogna essere l'albero che si sta disegnando, e va bene, ma una volta mi telefonò il caporedattore di Lancio Story, per cui da decenni faccio una rubrica, che mi disse: Luca, questa te la devo raccontare. C'era il disegnatore di una serie che si chiamava Kozakovic & Connors, non so se ne avete mai sentito parlare, che mi ha telefonato dicendo: per favore, di allo sceneggiatore di smetterla di ambientare le avventure in Groenlandia, ho troppo freddo. Ecco, è vera questa cosa. Cioè, immagino che poi uno, raccontando le storie del deserto, può avere sete o caldo. E allora ho immaginato le avventure di Lea Ortolani su Marte. C'è poco da fare. Tu disegni e stai su Marte per mesi e mesi e mesi di lavoro. Poi è ovvio che sai benissimo che stai a casa tua, la famiglia, le figlie, eccetera, eccetera. Però un po' su Marte ci stai per davvero. Ma meno male. No, nel senso, no, scusate, non voglio essere frainteso, però rispetto al primo libro, che ero sulla stazione spaziale, che disegnare un'unica scena era pazzesco, perché tutto un cavo, tutto un bottone, tutta una plancia, era veramente una lavorata terrificante. Cosa c'è di più liberatorio di un deserto? Tu fai un gesto così con la penna ed è già creato il deserto. Fai così, un po' di rocce così, ovviamente guardando com'è il deserto su Marte, non un deserto qualunque, per cui basando ovviamente il disegno anche su riferimenti fotografici, eccetera. Però è così bello, cioè così. Io andavo avanti pagine e pagine di deserto e dei protagonisti, cioè, per cui è stato meraviglioso come disegno. Cioè, magari avessi avuto la Groenlandia, tutto ghiaccio, bianco, cioè non devo neanche fare... Quindi, no, per me è stato bello, forse anche dal punto di vista geologico, insomma, nel senso, quindi disegnare finalmente delle rocce basta, senza delle... Era stato bello anche la Luna, però lì, non avendo atmosfera, c'erano tutte quelle ombre taglienti da rendere, c'era quel tratteggio da fare, qua no, qua c'è il sole e quindi riesci... Diciamo che la Luna comunque ti imponeva anche un ragionamento di quello che probabilmente sarà, tant'è che tu l'hai ambientata sì, nel 2069, 100 anni dopo, no? Sì, esatto. 100 anni dopo lo sbarco umano della prima volta. Qui in realtà l'unica cosa certa sono i rover che stanno sul suolo, che giustamente poi Ratman va esatto. A riparare. È uno straccio di base, insomma, perché alla fine poi non ho fatto niente di più, niente di meno di quanti hanno già affrontato anche a fumetti il tema delle prossime scoperte, missioni su Marte, che è quello di creare comunque una piccola base dove hai comunque un mezzo che ti possa permettere di raggiungere almeno l'orbita del pianeta, dove probabilmente in un'idea di raggiungere il pianeta ci potrebbe essere un'astronave in orbita che fa da spola, diciamo così, tra Marte e la Terra, e un mezzo per raggiungere Marte, la superficie, e ritornare in orbita poi ad agganciarsi, che è un po' il concetto un po' anche delle prime esplorazioni lunari, in sostanza. E quindi magari un po' più avanzato, per cui questo mezzo che fa la spola tra la superficie e l'astronave in orbita
è riutilizzabile, quindi non ci sono, non mi sono posto nessun problema, devo dire la verità, di carburanti, di cose. Ho fiducia nel futuro, nei motori a ioni. No, anche perché correttamente quelle sono risposte che ancora non abbiamo, perché sì. Il vero tema marziano è sappiamo che c'è acqua, ma non sappiamo ancora come eventualmente dov'è in maniera massiccia e come eventualmente estrarla. Se è meglio una protezione con, diciamo, dalle radiazioni cosmiche, tracce, diciamo, componenti chimici che ci possono creare degli igloo sulla superficie, oppure scavare e utilizzare le rocce già esistenti. Sappiamo che gli asparagi potremmo coltivarli perché il terreno è favorevole, ma insomma vivere solo di asparagi non è proprio il massimo. E insomma ci sono una serie di cose che ancora non sappiamo e che giustamente hanno permesso a Leo di far partire quel pizzico di fantasia in più e di creatività che avvicina Marte a noi molto più facilmente anche. Certo, no, ma infatti il problema che si tratta in questo libro è il fatto che su Marte, ad esempio, non ci siano le panchine. Per cui lo dico a voi che girate per la fiera del Salone del Libro, insomma, vorrete sedervi ogni tanto, no? Ecco, sappiate che se arrivate su Marte non c'è da sedersi. Quindi è un problema che viene affrontato anche questo a livello scientifico. E poi gli asparagi il giorno dopo. Esatto, quando andate in bagno che dite, oddio, che cos'ho? Un cancro? No, ho mangiato gli asparagi. Vabbè. Volevo chiederti se quanto è pianificato il tuo lavoro e quanto è improvvisato sul momento. Per esempio, l'arrivo della personaggia. Tu sapevi già che ci sarebbe stata che sarebbe arrivata a un certo punto, cioè quanto tu pianifichi prima e allora, quanto in realtà l'arrivo della personaggia non era previsto. La storia doveva svolgersi su un altro binario con un tema di fondo che secondo me è molto interessante, chi lo sa, magari potrei svilupparlo per un successivo volume, e che riguarda il fatto che noi siamo su questo pianeta, non abbiamo bisogno di una tuta per esistere, perché la nostra tuta è il nostro corpo, che elabora l'ossigeno, lo fa, e noi sostanzialmente saremmo, adesso faccio dei passi avanti, saremmo l'anima che entra in questa tuta, una tuta che ti viene data all'inizio in maniera organica, che ti consente di vivere fino a un certo punto su questo pianeta. Ora pensate se si potesse, diciamo così, modificare questo involucro organico a seconda del pianeta su cui vai. E questo era il concetto di base che avevo in mente per Marte, cioè in sostanza il protagonista avrebbe dovuto incontrare poi un'altra missione scientifica in cui mandavano su Marte qualcuno in grado di resistere a Marte. Cioè, quindi, però, questa cosa qua lo avrebbe cambiato? Mi basavo poi sullo studio del tardigradi, no? Di questi animaletti capaci di vivere nello spazio. Quindi, cosa sarebbe successo a quest'uomo incrociato magari con i tardigradi? Ecco, quindi, era quasi una cosa, non dico più alla cosa di Carpenter, era diversa. Ripeto, è un argomento, adesso non spoileratelo in giro perché potrebbe essere l'argomento del prossimo libro, però ecco, invece ho voluto fare un altro tipo di discorso che era quello proprio veramente legato all'atto di fede in sostanza, no? Forse sono cose che magari uno quando scrive le sente nell'aria e sente che in quel momento si esce dalla pandemia, non si esce dalla pandemia, bisogna crederci. E allora questo fatto di bisogna crederci forse mi ha influenzato anche nel senso che questo rimane sul pianeta perché? Perché crede che possa esserci la vita e la sua fede lo salva in un certo senso. Cioè, per cui, sì, come vedi, cioè, le cose alla fine fanno cambiare anche la scrittura di un libro. È come se, diciamo, l'idea razionale sia stata sostituita da un'idea più di sentimento. Sì, esatto. Ovviamente durante la scrittura sono convissute queste due cose fino a un certo punto, cioè nel senso che mi aspettavo che avrebbero mandato qualcuno e c'era anche la personaggia che era in pericolo perché questo qualcuno magari era il cattivo che la vita la cercava per i suoi scopi, eccetera.
e poi alla fine no, ho tolto completamente la parte, diciamo così, di conflitto, perché mi piaceva di più sviluppare quest'altra parte. Insomma, è un libro romantico, ve lo dico, quindi non compratelo se non volete un libro scientifico. Cioè. È un libro romantico che non perde però l'ironia di fondo che c'ha il personaggio di Ratman, devo dire, poi le tue frecciatine sono sempre molto, molto divertenti. No, si ride proprio come matti, no? Sì, per carità, però è proprio bello questo, il fatto che convivano più sentimenti all'interno, mi sembra proprio che tu abbia, insomma, raccontato lucidamente il percorso di creazione, è molto interessante questo, per cui è come se tu a un certo punto ti fossi detto a questo punto ho bisogno di continuare a sentire quello che sto sentendo. Sì, esatto, perché a volte sennò diventa magari abbastanza meccanica, no, la cosa, cioè tu racconti una storia perché all'inizio ti sei detto voglio raccontare questa storia qua, però è così bello raccontare quando ti esce fuori, no, dal cuore la storia, non tanto quando ti esce fuori dalla testa. La testa aiuta, perché ovviamente ti aiuta a scrivere, ti aiuta a fare le battute, ti aiuta a tenere salda la storia, le cose. Però io credo che si senta di più quando arriva dal cuore, dai sentimenti, perché comunque la tua regia, le cose che scrivi, le cose che metti, le hai sentite, e allora le sente poi anche chi legge. E forse questo dà un valore magari più grande al libro, che non se fosse stato anche un libro divertentissimo e bellissimo, con questa sfida, con questo superuomo di Marte, con Ratman, che però l'abbiamo già visto forse anche tante altre volte, mentre questa per certi versi no. E la cosa bella è che tu nello stesso momento in cui sviluppi un tuo pensiero poetico e romantico e poi lo prendi in giro. Sì, per certi versi, perché Ratman purtroppo è Ratman, e quindi anche se questo personaggio non si chiama Ratman in questa storia, è sempre lui, insomma, con i suoi limiti, perché alla fine è un uomo, diciamo così, che si scontra sempre con i suoi limiti. Però pur avendo dei limiti che lo inducono a fare degli errori, di base crede, e questo fa la differenza. Perché lui incontra questo personaggio? Perché a differenza di tutti gli altri che sono stati su Marte, lui ha di base questa cosa qua, che ci crede, nonostante tutto, nonostante sia fallibile, nonostante sia un miserabile, nonostante sia, però di base ci crede sempre, e questo lo salva, spero che lo salvi, ci conto. Sì, anche perché lui all'inizio, quindi non facciamo nessuno spoiler, proprio all'inizio decide di rimanere su Marte quando tutti quanti se ne vanno e dice oh, sono qua, se mi volete salutare. Sì, e intanto c'è il razzo dietro che parte. No, è proprio assolutamente abbandonato. Abbandonato, e però lui non abbandona se stesso, ha la forza di continuare. Sì, di grazie, continuare, grazie sì. Anche a Nicolas Cage, bisogna certo, dirlo. Sì. È certo. Il vero eroe. Sì, il vero eroe, esatto. Cioè. Che poi, vabbè. Sai che peraltro io non me l'ero, ho trovato, forse sono ignorante di base, ma questo fatto che noi chiamavamo gli extraterrestri marziani, io in effetti non me l'ero mai spiegato perché, invece tu lo spieghi. Sì, perché c'era stato questo periodo in cui si pensava che Marte fosse abitato. Questo era dato da alcune osservazioni che venivano fatte con delle strumentazioni all'epoca insufficienti, per cui si creavano anche delle illusioni ottiche osservando la superficie con questi telescopi non potenti, che sembrava ci fossero come dei canali su Marte. Allora si ipotizzava che ci fossero delle creature intelligenti che scavassero questi canali per irrigare l'intero pianeta, insomma. Ed è una cosa che andò avanti tantissimo, nonostante tutto, fino al 54, quando la Mariner 4, questa sonda americana, fotografò per la prima volta e inviò delle foto del pianeta alla Terra, e lì si accorsero che era una roccia, cioè non c'era assolutamente niente, non c'era. Però questa cosa dei marziani, se ci pensate bene, molti film, aiuto, invasori spaziali, eccetera, sono dei primi anni 50, comunque a metà degli anni 50, proprio perché si basavano su questo sentore, che ci fossero
qualcuno, addirittura c'era questo scienziato che suggeriva di scrivere delle scritte enormi in Siberia per comunicare con Marte, cioè così come noi guardavamo Marte, vedevamo questi canali, lui non so, diceva facciamo dei segnali che possano essere visti da Marte, come noi vediamo questi canali. Ovviamente non li avrebbe visti nessuno, però questo si sa soltanto dopo il 54. Da lì in poi, oltretutto, ci fu una delusione nello scoprire che non c'era nessuno su Marte e le cose andarono avanti un po' più a rilento. Andarono lo stesso avanti perché comunque la ricerca scientifica continuò, però si smontò un po' l'entusiasmo del sapere che forse c'era qualcuno che ci somigliava da qualche altra parte. L'entusiasmo è tornato ultimamente con Elon Musk, con questa idea di terraformare Marte, di abitarlo, di farci un centro commerciale, un salone del libro di Marte, insomma queste cose, dove io presenterò appunto Blu Tramonto. Diciamo che Elon Musk è uno che rilancia molto in avanti, anche ed è bravissimo, bisogna assolutamente riconoscerlo, per creare quelle aspettative necessarie poi all'investimento. Comunque il contributo dell'Agenzia Spaziale Italiana è anche la parte finale, in cui c'è un discreto dossier sull'esplorazione di Marte, a partire dai famosi canali di Schiaparelli, che hanno creato questo, diciamo, questo equivoco dovuto a una tradizione in inglese tra channels e canals. I primi sono di tipo appunto costruiti, manufatti umani, i secondi invece sono quelli naturali. Schiaparelli pensava ai naturali e invece, peraltro, Schiaparelli li pensava avendoli studiati sempre qui a Torino. Oh, ma fate tutto a Torino voi. È pazzesco, eh? Io non ci vengo più, però. Non ci vengo più. Senti, Leo, c'è una cosa interessante su questa cosa della fede, perché era molto, è molto bello questa sottolineatura che hai fatto. Il personaggio, che non ha nome, di questo tuo libro, rimane per fede. E so che naturalmente tu, mentre lavori, soprattutto nelle fasi, diciamo, in cui bisogna ripassare a china, così, ascolti molto le cose che ci sono anche su YouTube, anche quelle cose strane, i terrapiattisti, sì, tante altre cose che accadono anche in questi tempi recenti. Sembra quasi che ci sia bisogno di una fede, di credere in qualche cosa in cui gli altri non credono, in cui la maggior parte delle persone non crede. Sì, poi bisogna vedere come è indirizzata questa fede. Appunto. Cioè, io a che cosa vuoi credere? Insomma, voglio dire, sì, anche il personaggio crede in una cosa abbastanza in solitudine, diciamo, sì, che sì, rimane sì, da solo, esatto, a credere che ci sia la vita su Marte. E quindi da una parte c'è la poesia del credere in una cosa strana e dall'altra parte c'è la stranezza di questa cosa. Sì, ma guarda, lì il confine è un po' strano, anche un po' sottile, perché comunque grandi sognatori hanno portato avanti tante cose meravigliose. Credere magari invece che la Terra sia piatta, insomma, cioè, alla luce delle scoperte di oggi, alla luce di tutto quanto, veramente ti viene da dire, ma perché? Cioè, veramente, allora vuoi essere lo strano apposta? Allora mettiti la maglietta di Sheldon, mettiti, non so, il cappello con le antenne e sei strano uguale. Cioè, ma la Terra non è piatta, mi spiace. Cioè, per cui, cioè, credere, ecco, adesso non voglio fare distinzioni. Ognuno può credere quello che vuole, però basta che te la tieni per te quella della Terra piatta, ecco, perché non, cioè, il fatto è che è ritornato poi in auge nei momenti in cui si avevano proprio le prime foto dallo spazio della Terra, per cui anche lì, cioè, poveretti, non hanno neanche avuto il bene di dire che non ci sono prove. L'unica prova è che la foto è piatta, e quindi, cioè, non, anche la Terra. Ma anche soltanto per mettere insieme, cioè, le nozioni. Tu vedi, gli altri pianeti sono rotondi, e tu sei sull'unico euro enorme, grande così, a doppia fa, sull'unico disco della Nilla Pizzi geografico? Cioè, come mai? Cioè, non si capisce questa credenza. Però, insomma, in più, vabbè, poi dopo si sfocia anche nelle
diciamo così, in quello che uno crede adesso riguardo i discorsi appunto di Big Pharma e queste cose qua, però ognuno, diciamo così, cerca, si aggrappa, no, alla propria fede in queste cose. Però bisogna anche magari a volte aprire gli occhi. Nel mio caso, nel caso del personaggio, non è che non abbia aperto gli occhi, si rende conto di essere su una roccia, però comunque lui ci crede, cioè ha qualcosa che gli dà speranza ed è questa fluttuazione che lui nota nell'emissione di gas metano. E per cui comunque c'è qualche cosina che gli dà motivo di credere in fondo. Non è bastata agli altri che se ne sono andati, ma lui basta. E quindi, non lo so, forse anche per credere a volte ti serve un segno, no? Da qualche cosa. Non lo so. Francesco, abbiamo delle prove scientifiche assolute che la Terra non sia piatta? Ci sono i satelliti. Bene, cioè, quindi questo l'abbiamo risolto. No. Sì. Allora, io vorrei ricordare che nel 300 avanti Cristo Eratostene, con un calcolo che non vi sto a raccontare, ci ho messo un sacco a capire, perché ha calcolato, diciamo, la media oraria di un cammello, si è infilato lo zenith dentro, come dire, un cunicolo allo zenith, facendo questo calcolo ha sbagliato la circonferenza della Terra di qualche centinaio di chilometri, 54.000 qualcosa, nel 300 avanti Cristo. Nessuno ha mai creduto che la Terra fosse piatta, manco quando ci hanno raccontato a scuola che Colombo doveva sfidare, non è così. Lucrezio Caro dimostrò che la Terra doveva in qualche modo continuare, perché se tu vai avanti e lanci un giavellotto, se la Terra finisce a un certo punto, sto giavellotto dove finisce? E quindi il concetto di circonferenza, peraltro del sistema planetario ne parla Aristarco, cioè, e soprattutto poi sul sito dei terrapiattisti parla di, come dire, associazione globale. Sì. È una piccola contraddizione. Sì, esatto. Forse non sanno che significa globale. Sì. Vabbè. O forse non c'è il termine piattale, non lo so. E abbiamo prove scientifiche che su Marte non c'è la vita? No, attenzione. Ancora il concetto no. Di vita è che non c'è una vita come quella umana, terrestre, animale. Poi tu prendi un tachigrado, che è una cosa che sopravvive alla qualsiasi, oppure i batteri, quella è vita. Quindi noi pensiamo che possa esserci una forma di vita primaria, come possono essere appunto i batteri, però che questa abbia possibilità di sopravvivere solo in profondità, dove ci potrebbe essere una cultura d'acqua o comunque delle condizioni perché possa sopravvivere, tant'è che il rover europeo ha un trapano costruito anche questo in Italia, che può arrivare, cosa che su Marte non è mai stata fatta, può arrivare fino a 2 metri di profondità. Si pensa che a 2 metri di profondità si possano trovare quelle tracce, poi analizza direttamente il rover, diciamo, il materiale, si possa trovare delle tracce eventuali di forme di vita che sono primordiali, ecco. Però forme di vita nel nostro sistema solare probabilmente ce ne stanno, ci sono altri pianeti o satelliti di grandi pianeti che hanno delle condizioni al limite per l'essere umano, ma che potrebbero giustificare forme di vita. E questa ad entrambi, scusate se faccio una domanda, come dire, stupida, ma non potrebbe esserci una forma di vita intelligente in un essere piccolissimo che neanche riusciamo a vedere? Potrebbe, perché no? Nel senso che dipende da com'è strutturata questo tipo di forma di vita. Io azzardo un'ipotesi, ad esempio, in questo libro, per cui sì, perché noi siamo abituati a basarci sul nostro modello, quindi pensante in quanto avente cervello, però magari le informazioni possono essere anche gestite come i microchip, no? Che contengono tantissime informazioni. Se ci fosse una forma di vita grossa così, che però comunque ha un sistema al silicio, in realtà, voglio dire, se tu prendi
come dire, le colonie di formiche sono l'insieme di tanti piccoli cervelli che insieme costruiscono un sistema complessivamente. Singolarmente la formica non è in grado probabilmente di sopravvivere a se stessa, lo è in realtà, però insomma diciamo è un po', vive nel sistema complessivo, e quindi un po' come nel racconto non è escludibile il fatto che ci possano essere forme intelligenti che lo diventano nel momento in cui, d'altronde, ciò che non è provato non esserci è possibile, cioè noi possiamo escludere quello che sappiamo che va escluso, non possiamo escludere niente di quello che non sappiamo, se no la scienza non va avanti. Possiamo pensare che un libro del genere, che contiene appunto tantissime informazioni però fornite in maniera poetica e divertente insieme, diventi uno strumento per una rivoluzione, per una innovazione del modello di istruzione italiano? Cioè questo è un libro di studio, non è solo un libro a fumetti, è un libro divertente e, ripeto, poetico, romantico, ma questo è davvero un libro che quando uno l'ha finito ha delle informazioni, conosce e magari vuole anche andare a capire di più di quello che Leo ha raccontato, ammesso che ci sia qualcos'altro da sapere su Marte. Ma scusa Leo, posso dire? Sì, vai, vai. E poi se volete fare qualche domanda, forse. Allora, diciamo che è esattamente lo scopo di questa collaborazione. Noi ne abbiamo anche altre, questa con lui è molto particolare, grazie anche alla Feltrinelli con cui sono stati prodotti gli ultimi due libri. Non è che uno vuole insegnare, semplicemente a chi piace Ratman si diverte perché piace Ratman e gli piace Leo Ortolani. Nel leggere questa cosa acquisisce delle informazioni, poi se le informazioni che ha acquisito, come hai detto giustamente te, lo interessano, si andrà anche a vedere tutto il resto. Si leggerà la postfazione se vuole, e se gli interessa va anche oltre. È esattamente questo, perché poi alla fine, lo dico perché io sono il primo, io quando mi hanno chiamato a fare la comunicazione dell'Agenzia Spaziale Italiana nel 98, cercavo lavoro, sono andato, non sapevo niente. Ho fatto una fatica bestiale, eh? Poi peraltro io in matematica e fisica la schiappa proprio totale. Per cui alla fine oggi io sono il primo appassionato di queste cose qua. Non nerd però, eh? Io non li so le vitine, tutti i numeri che c'è, tutti gli astronauti che sono andati sulla Luna, come uno che conosce bene Leo, che è un collega, che sa tutto. Ecco. Però ti dà quelle informazioni perché poi fa parte della cultura. A me piace sapere di letteratura, faccio il possibile, come mi piace sapere di spazio o di scienza. Che dire? Domande? Domande? Se avete ci sono domande, mani alzate? Ci sono due microfoni, vedete lì? Chi? No, sì. È scaduto? La disposizione è scaduta. Una domanda. Una domanda. Anche finta. Anche sì. Finta. Quanto tempo abbiamo? È scaduto. Esatto, dove si può acquistare il volume? Solo alla fine di questo incontro. Ci danno con 5 copie. Questa è la risposta. Nessuno vuole fare domande? Vabbè. Quindi siamo stati bravi, dai. Bravissimi. Allora, vabbè, il tempo grazie. A disposizione è scaduto. Ringraziamo Francesco Rea. No, ringraziamo Luca Raffaelli. Luca Raffaelli. E Leo Ortolani. Grazie. Thank you.